intanto saluto tutti gli ingegneri di questa, giovani ingegneri, anche meno giovani, anche che tra l'altro io mi sono laureato qua, sono ingegnere gestionale, mi sono laureato qua nel 2001. Io rappresento l'azienda fondata da mio padre, che oggi si trova nella zona industriale di Nola, sono andato una pagina avanti, e appunto nasce negli anni 60 e poi insomma nel corso degli anni, trasferendosi dalla città di Napoli, poi nel 2001 ci siamo trasferiti nella zona industriale di Nola, zona di Vulcano Buono, per chi conosce quella zona, e nel 2001 che ci siamo trasferiti eravamo 33 persone, oggi ne siamo 110. Questo 110 poi va letto anche, e qualche cosa lo vedrete nel corso della presentazione, anche un video che ho voluto comunque portare per vedere un attimo il contesto nel quale poi noi operiamo, e quindi queste pillole di Industria 4.0 che cercherò di dare, a cosa poi si riferiscono. La nostra azienda fondamentalmente è un'azienda che costruisce componenti per l'industria aeronautica, quindi noi costruiamo componenti prettamente metallici, quindi acciaio, alluminio, titanio, parliamo sempre chiaramente di leghe, che vanno nel velivolo, partendo dalla fusoliera, dalle ali, dal motore, dai carrelli, e diciamo, lo diciamo sempre a voce un po' più bassa, anche nel settore della difesa, quindi con componenti di altissima precisione e di parti vitali, insomma, di questi tipi di prodotti. La nostra azienda è abbastanza verticalizzata, oggi è in grado di acquistare materiali, sviluppare il processo all'interno di industrializzazione, i processi, diciamo, di lavorazione meccanica, trattamenti superficiali e assemblaggio e poi consegna al cliente. Oggi noi abbiamo come primo cliente l'ormai Leonardo, vecchio nome di, cioè il nuovo nome di Finmeccanica, per chi si è perso qualche puntata, perché nel frattempo Alenia, Finmeccanica, Leonardo, ancora io ho difficoltà oggi a qualche volta è andata a definire. Esatto. Poi abbiamo come secondo cliente Boeing, che oggi rappresenta il 40% del nostro fatturato, poi abbiamo Avio Aereo, e poi abbiamo MBDA e altri un po' più piccoli, in termini più piccoli, in termini chiaramente di fatturato. Così diciamo, lì brevemente c'è qualche riferimento al tipo di processo che abbiamo all'interno. Se riusciamo a far partire il video, vediamo un attimo se il collegamento ci sta. Sembra di sì. Posso far partire? È necessario un nuovo copio, perché uno, come giustamente ha vinto lì. Il computer. Parte? No, sì, parte. Parte qua. No, secondo me. È questo qua, se... No, ma infatti non ha. No, il video però si vede. Dica, non si vede perché con questi. Va bene, allora lo evitiamo. La musica per era lì. E questo è un problema di standard di cui parlerò dopo, perché questo è uno dei problemi che poi si ha nell'industria 4.0, cioè quello poi di far comunicare cose che diciamo, è vero che questi sono standard, però ci sono quei troppi. Ecco perché poi dopo si rischia, come è successo in questo momento, che una volta un video non lo riesce a vedere. Sono troppi, ma si aggiornano ultimamente, esatto. Per cui... Allora, io ho aggiunto alla mia presentazione alcune slide che probabilmente molti avranno già visto, o comunque, insomma, per chi non l'ha visto, lo voglio dire chiaramente, queste sono delle slide che sono estratte da alcune presentazioni, da alcune documenti realizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Perché ho voluto usare queste e non altre? Perché secondo me diventa anche importante una continuità nella comunicazione, che deve essere anche trasversale, cioè non solamente che ognuno si deve inventare la sua grafica e le sue, perché questo aiuta, diciamo, meglio a focalizzare all'interno chiaramente dei contesti quali sono quelle cose chiave. Quindi vedremo un paio di slide, tra l'altro dopo c'è un mio amico che farà anche la presentazione, alcune slide anche lui sono comuni, penso che il concetto sia sempre lo stesso, non solo le slide.
Ecco, per esempio qua già è importante, non voglio tediare, prima, seconda rivoluzione, di cos'è, avrete sentito centinaia di volte, terza e quarta. Oggi ci sono delle aziende che ritengono che già stanno facendo la quarta, stanno già nella quarta rivoluzione industriale. Si confonde molto spesso automazione dei processi produttivi con quello che sono ormai le connessioni e le nuove tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale. L'automazione industriale, in realtà la terza, è avvenuta già da tempo, quindi quella dell'automazione e più dell'information technology. Oggi bisogna far comunicare le macchine, bisogna analizzare i dati, si parla molto spesso di big data, qualcuno di noi pensa che il file da un mega è un big data, mentre invece oggi un aereo che fa un'ora di volo ha 50 tera di dati da scaricare, quindi quelli sono big data, non quelli da un mega. E naturalmente questo tipo di problema riguarda anche i sistemi che ci sono disponibili poi per analizzare questi dati. Molto spesso le tecnologie, questo tipo di infrastrutture sono in cloud. Società come Microsoft, piuttosto che Amazon, IBM ed altre hanno tutti i sistemi cloud che non sono semplicemente dei sistemi di storage, ma sono poi dei sistemi sui quali poi ci sono i software di intelligenza artificiale, piuttosto che sistemi cognitivi e sistemi predittivi. Quindi diciamo, bisogna cercare anche di inquadrare questo tipo di contesto per cercare anche di vedere come poi queste tecnologie devono essere gestite. Tra l'altro io cerco sempre di dare qualche informazione almeno di quello che conosco, poi probabilmente altre persone sapranno già, però forse è utile. Molto spesso queste società mettono a disposizione anche degli account gratis, quindi se uno vuole andare su Microsoft e vuole utilizzare l'intelligenza artificiale, il machine learning, eccetera, oggi potete aprire degli account gratis sui quali cominciare a fare test. Lo possiamo fare tutti, quindi studenti, diciamo privati, businessmen, eccetera. E questo secondo me diventa un fatto molto importante per cominciare a testare le cose, perché io quello che dico soprattutto ai giovani ingegneri o ai futuri ingegneri, provate un po' di cose, cioè metteteci proprio le mani all'interno, provate a fare dei test. Tra l'altro oggi c'è la fortuna, avete la fortuna, io l'ho avuto da un certo momento in poi, voi l'avete già da adesso, che in internet c'è un mare di informazioni, ci sono codici già disponibili. Io vengo in continuazione sollecitato quando faccio qualcosa in Facebook da Intel, perché praticamente mi sollecita ad andare sul suo sito dove c'è tutta una parte che è developer zone, dove praticamente ci sono i prodotti di Intel, i codici sorgenti sui quali già uno può fare delle cose, quindi senza partire da zero, che è una delle cose più sbagliate che c'è. Da zero si parte quando veramente bisogna fare la rivoluzione. Ma le rivoluzioni, diciamo, sono complicate, bisogna fare le cose in maniera incrementale, quindi partire da qualche cosa che già esiste, al quale poi eventualmente uno si adatta, cerca di fare le proprie applicazioni, diventa un fatto fondamentale. Oggi in internet ce n'è una quantità industriale, veramente ci si perde pure. Quindi io consiglio anche a chi vuole cercare di capire delle cose di cercare di andare, diciamo, per questi tipi di siti. Quali sono i vantaggi, diciamo, della quarta rivoluzione industriale? Fondamentalmente, come dicevamo, sono quelle della comunicazione. Oggi, diciamo, molto spesso noi parliamo anche, dobbiamo anche un attimo separare quello che è la grande impresa, okay? Con il suo prodotto, con volumi elevati, quindi la produzione di massa, dove già una serie di infrastrutture erano già disponibili, erano già calabili. Naturalmente però un sistema cosiddetti legacy, cioè andava IBM per dire, e andava in un'azienda come Fiat e metteva in piedi un sistema informativo complesso e con soluzioni tecnologiche proprietarie, con i pro e con i contro di queste cose. Quindi alcuni tipi di realtà in tecnologie che in questo momento comunque sono diventate appunto più comuni, in realtà in certe aziende molto grandi queste cose già si facevano. Oggi la questione è che queste tecnologie sono alla portata di tutte le aziende, piccole, medie e grandi, e molto spesso appunto con protocolli standard.
Quindi grazie poi alle connessioni, soprattutto adesso questa in banda larga, fibra eccetera, un controllo remoto dell'attività è questo, cioè tecnicamente si poteva fare anche 20 anni fa, anzi vi dico una cosa di più, perché ogni tanto questa cosa poi mi è tornata in mente un po' di tempo fa, nel 1988 noi abbiamo comprato una macchina utensile e ci è stato consegnato un modem vicino, cioè quindi nel 1988 si poteva già collegare tramite modem alla macchina con un computer che stava a Piacenza per fare diagnostica sulla macchina. Quindi questo, voglio dire, all'epoca non, noi non usavamo internet perché esisteva già, ma che dal 95 circa comunque si è diffuso. Esatto. Quindi comunque, esatto, quindi si facevano le linee punto punto dirette, quindi si poteva già collegarsi a una macchina, si poteva già fare diagnostica eccetera. Poi parlavamo all'epoca di 300 baud, che forse qualcuno di voi non sa nemmeno più che cos'è un baud. Io ho fatto un po' di RS232 per le trasmissioni seriali con le macchine utenti, quindi qualche cosa diciamo l'ho dovuta per forza imparare. Quindi grazie al fatto che oggi, per esempio, quando oggi si parla di avere la banda larga, diventa fondamentale, perché tanti tipi di servizi effettivamente quasi uno non ce l'ha e diventano diciamo solamente delle possibilità. Tra l'altro anche nell'ambito della banda larga non è sufficiente l'abbonamento da 30 euro, parliamo dell'aziendale naturalmente, da 30 euro che ti dice che ti dà 100 megabit in download piuttosto che poi 30 in upload, e poi quando sono le 6 di sera tutto questo se ne scende completamente perché tutti quanti cominciano a operare. Se uno lavora con un sistema di controllo remoto delle attività deve avere le risposte in tempo reale. Tant'è vero che insomma stanno provando anche a fare a separare un po' quelli che sono i canali affinché poi ci siano delle priorità di tipo diverso. Intanto si parla del 5G che dovrebbe essere, per il discorso di Wi-Fi, dovrebbe essere, cioè diciamo il wireless, dovrebbe essere una delle tecnologie molto più utilizzate perché c'è di latenza intorno ai 5 millisecondi, a differenza del nostro classico che va sui 30, 20, quando va bene. Quindi insisto sul discorso della connessione, perché poi alla fine, poi quando c'è l'infrastruttura, poi tutte le cose che noi ci abbiamo in mente, perché queste cose ce le avevamo tutti quanti in mente, però non riuscivamo a metterle insieme, e non riuscivamo a metterle insieme con tecnologie diciamo anche non troppo costose, perché molto spesso poi quando si fanno questo tipo di progetto è chiaro che c'è un po' di interrogativo, funziona, non funziona, è questo il device giusto, eccetera. Oggi diciamo ci sono delle possibilità infinite, tra l'altro nella prototipazione rapida, che probabilmente diversi di voi conoscono, con Arduino, Raspberry e altri tipi di applicazione, diventa veramente molto 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 bello poter provare immediatamente qualche cosa. Poi a livello industriale poi non può essere usato perché ha tutta una serie diciamo di questioni di carattere tecnico, però l'importante è prototipare. E quindi oggi già è possibile, diciamo, sempre tramite internet riuscire ad accendere e spegnere una luce a distanza con un oggettino da 30 euro sui quali uno si diverte a fare cose. Quindi ancora una volta vi incito a testare queste cose per farvi una cultura. Io vado sempre col tasto sbagliato. Questa è un'altra slide che appunto chi ha visto decine di volte, chi centinaia, la vedrete dopo ancora. Però, ripeto, è importante perché serve veramente, diciamo, poi dopo un inquadro, non è che si perde sempre ogni volta per dire adesso vediamo come è stata la grafica, come è stata cambiata. Ho preferito rimettere sempre quello del Ministero, al quale, tra parentesi, mi fa anche piacere, io non sono né politico, anzi, però devo dare un grande, devo riconoscere un grande tributo al Ministero e forse anche a Calenda per questa iniziativa che sta facendo, perché guardate, mai come questa volta diciamo si stanno facendo una serie di cose importanti per le aziende con degli strumenti relativamente semplici, e se qualcuno pensa che stimolare le imprese esclusivamente con l'aspetto dei contributi sia un fatto negativo, io invece dico di no, perché dal lato come impresa chiaramente siamo interessati a certe cose, ma dall'altro lato ha stimolato almeno l'attenzione.
perché probabilmente qualcuno non si sarebbe nemmeno approcciato a queste cose. Invece questo continuo rumore su questo iperammortamento, superammortamento, eccetera, che diventa, aiuta chiaramente le imprese anche a muoversi in qualche area di rischio dove dice fare un investimento di questo genere, però ci sono dei contributi, mi aiuta, eccetera. E poi guardate, c'è una cosa molto importante. Qualche volta diciamo, dobbiamo anche parlare bene di quello che si fa, sì, perché mi sembra anche, altrimenti anche poi della politica si parla sempre male. Questo tipo di incentivazione è un'incentivazione automatica, in credito d'imposta. Cioè se l'azienda non fa utili, praticamente non è in grado di prendersi il contributo. Quindi le aziende sane, le aziende che fanno utili, possono usare questi strumenti. Le aziende che non sono sane o vogliono fare altro, intendete cosa voglio dire, non lo possono utilizzare. Cioè aziende che hanno utili zero, questo strumento non lo posso utilizzare. Quindi a maggior ragione lo strumento aiuta le aziende sane a operare. Quindi io lo ritengo, meno male, insomma anche il 2018 è stato confermato. Quali tecnologie sta usando l'azienda? Noi, allora, queste sono un po' le tecnologie che in qualche modo vengono definite abilitanti per l'industria 4.0. Le aziende le possono usare tutte, in parte, in funzione del business che hanno. Noi dove ci stiamo muovendo? Noi ci stiamo muovendo sul primo, sui robot collaborativi interconnessi, poi ci stiamo muovendo sul punto 4, simulazione, e poi ci siamo sul 5, sul 6 e sull'8, cyber security. Ci stiamo muovendo, non è che abbiamo già fatto queste cose, nel senso che noi adesso stiamo cominciando a testare, stiamo cominciando a provare a fare delle isole nelle quali applichiamo delle soluzioni e cominciamo a verificarle. Tra l'altro al punto 4 mi fa piacere, intanto ho visto e non sapevo che c'era, che c'è Deborah qui, che è una tesista prossima alla laurea, che appunto ha creato un sistema di simulazione, il Digital Twin, di un nostro impianto di automazione, che dopo vi posso anche, diciamo, nella slide c'è un sistema di Flexible Manufacturing System, un sistema diciamo abbastanza complesso, composto da 5 macchine utensili a 5 assi, con un sistema di navetta per movimentazione delle parti. E qui quindi con questa università abbiamo fatto il Digital Twin di questo oggetto affinché si potessero testare le varie tipi di soluzioni senza impegnare l'impianto e senza dover fare delle simulazioni che poi di fatto avrebbero fermato l'impianto oppure avrebbero creato comunque dei tempi di gestione notevole. Invece appunto è stato realizzato il Digital Twin tra l'altro in Python, giusto? Mi ricordo bene? Ok. Per appunto per simulare il sistema. Industrial Internet, vabbè, questo è proprio il classico, diciamo, connessione dei sistemi alla rete, e poi qualcosa su cyber security, del quale poi diciamo mi fa anche piacere darvi qualche mio punto di vista su delle cose e qualche riferimento a qualche ente dal quale cominciare anche a prendere un po' di materiale per calarsi meglio in certi tipi di cose, perché quello della cyber security è una cosa seria, cioè nel senso che nel momento in cui un'azienda che comincia a utilizzare questo tipo di tecnologie dovesse malauguratamente avere un attacco, l'unica cosa che farà si chiuderà e praticamente si fermerà con la tecnologia, perché i danni saranno notevoli, soprattutto per il fatto che oggi molto spesso le macchine operatrici, macchine utenze eccetera, cominciano a operare su controlli numerici basati su PC, e quindi di base hanno Windows e di conseguenza sono facilmente attaccabili. Sapete bene chi usa Apple, che già per esempio il sistema dell'Apple sia molto più robusto dei sistemi di Android eccetera, quindi chiaramente il discorso della sicurezza diventa importante. Quali sono, diciamo, i vantaggi, cioè i benefici attesi? Maggiore flessibilità, in effetti l'interconnessione, l'analisi dei dati permetterà di comprendere sempre di più diciamo, quali sono le tecnologie o comunque le industrializzazioni a fattor comune, piuttosto diciamo analizzare i dati di un utensile, piuttosto che di un attrezzo, piuttosto che di un materiale.
Questa cosa permetterà quindi di poter gestire lotti anche unitari, cioè un impianto FMS, come vi dicevo prima, e poi per chi non lo capirà meglio quando vedrà forse la slide successiva, anche per non è chiaramente da, comunque da addetti ai lavori, cioè noi oggi già su quell'impianto noi siamo in grado di realizzare un oggetto. Cioè se il cliente ci dice mi serve un oggetto, mi serve questa penna per dire, me ne serve solo una, noi siamo in grado di fargliene una sola, perché i tempi di setup di fatto sono zero, perché è stato fatto e è stato concepito in maniera tale che il tempo di setup fosse zero. Quindi la flessibilità significa anche, tra le altre cose, dire questa notte faccio 10 penne, 2 computer, 3 microfoni e così via. E questo è chiaramente funzione delle tecnologie che poi vengono applicate e quindi che maggiormente poi con i nuovi strumenti si potranno fare. Appunto vedete produttività, minori tempi di setup, riduzione degli errori, cioè oggi si può mettere una macchina di misura collegata vicino all'impianto, si controlla l'oggetto e poi si trasferiscono queste informazioni immediatamente alla macchina per fare le eventuali correzioni. Ripeto, queste cose qua, qui non stiamo parlando di un tempo zero, no? Dove certe tecnologie arrivano, si tratta di maturazione, oggi stiamo parlando di maturazione di tecnologie che si sono sviluppate anche negli ultimi decenni. Quindi chiaramente oggi alcune cose si fanno in maniera molto più semplice rispetto a quello che si faceva 15 anni fa, sono alla portata, ripeto, di aziende anche di 10 persone, 15 persone, purché chiaramente ci sia un po' di predisposizione, anche un po' di volontà a sviluppare e a scendere nel merito della tecnologia, perché poi comunque va maneggiata questa cosa, perché poi io ritengo, come noi abbiamo sempre provato a fare in azienda, delle competenze con capelli all'interno. Perché serve proprio quella comprensione dei fenomeni, e laddove poi i progetti diventano di dimensioni più importanti, farsi aiutare le aziende esterne, che poi sono degli specialisti, ma perlomeno uno governa il processo, sei in grado poi di valutare quello che gli viene riportato. Questa slide si vuole riferire, vuole portare all'attenzione il discorso dello standard, questo di cui dicevamo all'inizio a proposito del video che non è partito. Io parlo chiaramente, diciamo, io opero nell'ambito della manifattura, utilizzo macchine utensili e quindi io in questo momento mi sto riferendo a questo e alle esperienze che ne abbiamo. È fondamentale utilizzare gli standard. Degli standard già esistono. Io tra l'altro nel 2016, sì, l'anno scorso, sono andato negli Stati Uniti per capire qualcosa proprio su MT Connect, perché diciamo volevo effettivamente capire se questo standard era un semplice standard che gli Stati Uniti si erano inventati e che poi diventava qualche cosa, diciamo, di un tentativo, oppure diventava un standard vero. E lì ho visto che era uno standard vero. Qual è la questione? È che qualsiasi macchina utensile che viene commercializzata negli Stati Uniti ha questo standard che si chiama MT Connect, che è Machine Tools Connect. Cioè questo è un linguaggio, tra l'altro in XML, specifico per le macchine utensili. Quindi non è qualche cosa di adattato, eccetera. Quindi c'è un suo formato standard. Quindi quando voi acquistate un software per acquisire dati da una macchina che ha MT Connect, voi praticamente vi agganciate e prendete tutte le informazioni da questo impianto. Ho messo FANUC, in realtà mi riferisco a FOCUS, per esempio FANUC, che è un costruttore giapponese di robot, macchine utensili e controlli numerici. Oggi loro dichiarano in una conversazione che ho fatto con loro che il 50% dei controlli numerici in Italia è di FANUC, quindi di fatto uno ci deve ragionare. Loro usano le FOCUS, sono delle librerie che servono ad interrogare il sistema e ad avere una serie di informazioni. Quello un po' più pericoloso, secondo la mia opinione, è l'OPC-UA, cioè che è lo standard di Siemens, ed è lo standard che in qualche modo viene cercato di calare in Europa. Purtroppo però questo standard non è proprio standard, nel senso che poi ogni azienda ha fatto delle sue piccole modifiche e tra l'altro c'è una certa reticenza a dare informazione all'utilizzatore. Perché? Perché
l'impresa che promuove, le imprese che promuovono questo tipo di standard vogliono comunque imporre il loro software, e questo è uno dei temi più delicati sui quali vorrei, diciamo, sempre condividere la mia, il mio punto di vista e la mia esperienza. Se io adotto un software di una società che costruisce macchine utensili, supponiamo una macchina che c'è Fanuc sopra, una volta che ho usato la tecnologia di Fanuc, loro cercheranno di impigliarmi all'interno della loro applicazione, dei loro controlli numerici. Quindi se dopo io devo comprare una macchina dove non c'è il controllo numerico Fanuc, ma c'è il controllo numerico Mitsubishi piuttosto che Mazak oppure di Okuma, e dopo comincia ad essere complicato a connetterli. Quindi il discorso dello standard diventa fondamentale e diventa un elemento di decisione nella scelta dei software che almeno noi come azienda abbiamo deciso di fare in terze parti, cioè non ci vogliamo legare a un costruttore di macchine utensili che sa fare delle cose, ma vogliamo un'azienda di terze parti che sia in grado di comunicare con tutti questi sistemi, anche perché, ed ecco la connessione, queste macchine poi devono essere collegate ai gestionali. Voi ve lo immaginate il tedesco che deve venire con l'OPCUA, che deve interfacciare il tuo gestionale italiano, la tua posta elettronica americana e così via, dove il suo mestiere non è quello, il suo mestiere è costruire macchine utensili. Quindi questo diventa un elemento chiave, tra l'altro se ne sta parlando recentemente in vari tipi di contesti, su 24 ore ha fatto anche un bell'articolo su questo argomento, come fatto più generale, intanto della macchina utensili. E che appunto, diciamo, quello della standardizzazione diventa un elemento fondamentale. Questo per esempio è un tipico esempio di un esempio, questo è MT-Link, io non è che voglio fare pubblicità, ma semplicemente è anche un'incitazione a andarvi sempre a documentare per cercare di capire alcune cose, anche perché queste aziende di materiale a disposizione ne mettono, quindi uno può scendere un po' in profondità e capire qualche cosa un po' meglio. Questa società che fa, che produce questo software, per esempio, che loro chiamano MT-Link, che mette in connessione macchine utensili, robot, trasferimento dei programmi alle macchine, e già loro oggi sono in grado di leggere tutti i dati dei robot che c'hanno in tutto il mondo per acquisire i tempi di funzionamento, i guasti, eccetera, e quindi attivare quella che ormai è ricorrente definita la manutenzione preventiva, quindi cioè quello di non fare più manutenzione secondo delle ore di funzionamento dell'impianto, ma quello rispetto all'effettivo uso che se ne fa, no, un po' come il discorso della garanzia di Toyota di un po' di anni fa, 5 anni o 100.000 km, diciamo, nel senso che deve essere anche un po' legato all'uso dell'impianto. Io potrei avere la macchina che la uso 3 volte l'anno, non è necessario vada a sostituire un serbatoio di olio da 100 litri, lo devo comunque, è sempre un rifiuto, ricordiamocelo, quando poi la macchina semmai può essere misurata come funzionamento nelle ore. Però tutti questi dati che facciamo li scriviamo a mano, ho lavorato 3 ore questo giorno, 2 ore quest'altro, invece questi sistemi consentono di acquisire questi dati e successivamente uno li va ad analizzare. Questa rappresentazione è interessante anche per capire, diciamo, a quale livello noi stiamo parlando. In effetti, fino a poco tempo fa i livelli erano l'ERP, quindi sistema gestionale, il MES, che noi usiamo già da diversi anni in azienda, e poi vabbè, questo è un po' il discorso dell'interfaccia con la macchina. Oggi questo tipo di software, questo tipo di sistemi arrivano a questi livelli, quindi a livello proprio del PLC e a livello anche dei sensori. Cioè, una cosa interessante che oggi anche si può fare è che grazie a questi sistemi uno può anche mettere dei sensori aggiuntivi, eventualmente senza interferire col funzionamento della macchina. Oggi se io voglio mettere un sensore di temperatura in una macchina utensile, devo chiamare il costruttore e devo dire: senti, voglio integrare questa sonda per valutare la temperatura di funzionamento di un motore, cose del genere. Diventa una cosa impegnativa e anche costosa, quindi probabilmente uno, se non vede immediatamente un ritorno, si potrebbe fermare. Invece con
la possibilità di inserire anche piccoli PLC esterni ai quali si collega una sonda di temperatura piuttosto una sonda di livello del refrigerante e così via, e questi dati sempre tramite Ethernet, uno poi dopo se li raccoglie, praticamente può acquisire dati aggiuntivi che eventualmente la macchina non era predisposta, ma veramente a costi quasi irrisori, 100-200 euro una messa in piedi in Sergio, un PLC di Siemens, se uno vuole usare Siemens, i piccoli, parliamo anche di 100 euro, di quei logo, cose del genere, ma ce ne sono tantissimi, o addirittura Raspberry, dove variante uno può utilizzare i segnali digitali. Quindi perciò diciamo ci sono tante cose anche per prototipare, diventa interessante. Se io sto andando lungo un po' di tempo, perché io pensavo di essere, volevo essere più breve, ma vedo che e poi sto diventando invece più questo. Allora, quando sente il cicadino siamo cicadini. Perfetto. Vabbè, ma Paolo poi comprendiamo Paolo. Ad esempio noi in questo, negli ultimi 6 mesi stiamo testando questo prodotto, abbiamo fatto una zona, diciamo, un progetto pilota dove ci sono, è un altro FMS con 6 macchine utensili, con un robot, lo vedremo nella slide successiva, dove noi praticamente stiamo acquisendo dati dalle macchine. Pochi giorni fa, siccome questo è un software che abbiamo in prova e praticamente ha una scadenza, diciamo, dopo X giorni, 10 giorni fa era scaduta questa licenza, e vi assicuro che tutti i giorni il responsabile veniva da me e mi diceva: quando mi riattivi il software, quando mi riattivi il software, perché noi la mattina, siccome il sistema lavora 24 ore su 24 e la notte è non presidiato, se c'è qualche cosa che non va la notte, loro non riescono a vedere da questi sistemi, vanno lì e vanno a vedere il sistema di tracciamento, cioè praticamente qui riescono a capire per quale motivo e a che ora, quale macchina, cosa stava facendo e perché si è fermata. Quindi diciamo, il progetto pilota ha aiutato anche questo, cioè sono gli operatori, addirittura stiamo parlando degli operai, che vanno lì e vanno a vedere perché il sistema non ha funzionato. Quindi non è più, al di là del manager, che poi con appunto col telefonino eccetera, ci sono delle applicazioni che uno può vedere anche da casa, a distanza, come stanno andando le cose, ma addirittura i lavoratori vanno a verificare quali sono stati i problemi e quindi poi eventualmente suggerire delle implementazioni e delle correzioni. Questo è appunto qualche rappresentazione della nostra azienda, questo, la foto in alto FMS è appunto quell'FMS che vi dicevo io. Questo impianto è stato installato per la prima volta nel 2009 in azienda, con le prime 4 macchine, cioè queste. Poi abbiamo aggiunto questa macchina la scorsa estate e abbiamo allungato la linea. Oggi questa è una linea che ha macchine che sono giapponesi, l'automazione è finlandese e le interfacce meccaniche per i pallet sono tedesche. Questo sistema è collegato con la Finlandia 24 ore su 24, dove loro fanno telediagnostica, ci fanno anche assistenza, soprattutto all'inizio quando abbiamo installato il sistema, stiamo parlando già dal 2009, quando avevamo dei dubbi si può usare il software, cioè loro si collegavano con Team Viewer o software del genere, ci facevano vedere delle cose e poi le facevano loro direttamente. Quindi la teleassistenza, diciamo, era qualche cosa della quale l'azienda era già abituata. Qui c'è un tipico applicazione di robot a sinistra, diciamo, nella pavimentazione di grezzi, eccetera, e quella invece in basso a destra è quella linea che vi dicevo, dove c'è il progetto pilota sul sistema, diciamo, di acquisizione dati. Altri tipi di automazione, poi abbiamo un'altra macchina alta a sinistra, SNK, questo è un centro di lavoro a 5 assi per parti aeronautiche, per parti fino a 4 metri per 1,5 metri, 3 stazioni di carica e scarico, una navetta di movimentazione e un magazzino verticale al cui interno ci vanno 19 pallet, immaginate pallet da 4 metri per 1,5 metri, 5.000 kg di peso. Magazzini verticali, la pallinatrice qui, la foto non rende proprio giustizia, è un robot alla fine. E qui la questione c'è, quindi l'azienda vede dove sta, nella terza o nella quarta? L'azienda vede oggi sta nella terza. Ho finito, mi raccomando. No, mancherebbe altro. Sì. Ma è l'ultima slide. Adesso qual è la questione? Connettere questi sistemi, sta proprio qui. Cioè, quindi l'automazione l'abbiamo messo, i magazzini verticali l'abbiamo messo per risparmiare spazio, tempo e così via, adesso bisogna connetterli, cioè domani noi dobbiamo poter, vicino alla macchina utensile,
premere un pulsante, leggere un codice a barre, ok? Dice, mi serve il materiale per fare questo pezzo. Il sistema automaticamente deve essere in grado di comandare un magazzino verticale, eventualmente con un robot piuttosto che un essere umano che si prende il materiale da là dentro, lo mette su un piccolo AGV e glielo porta alla macchina. Un po' come fa Amazon, noi carichiamo l'ordine, fondamentalmente poi l'oggetto viene preso manualmente dalle persone, viene portato su un sistema automatico, va al packaging e poi viene spedito. Quindi queste sono le cose adesso che dobbiamo fare, e le dobbiamo fare con tecnologie, diciamo, più moderne. L'ultima slide che io volevo, sulla quale volevo giusto porre l'attenzione, questa serve, secondo me è importante. Noi alla sicurezza ci teniamo molto, proviamo a fare tutto quello che è possibile fare. Ci sono delle questioni minime che bisogna fare. Innanzitutto invito ad andare sul sito della Sapienza, perché c'è appunto questo consorzio internazionale per l'informatica e il CINI, dove ci sono dei documenti proprio che servono a fare anche un assessment nell'azienda, per vedere quali sono, proprio come esempi pratici, definiti anche per aziende piccole e medie, grandi no. E sono strumenti che sono utili a capire qual è lo stato dell'azienda rispetto ai fenomeni della cyber security. Però giusto qualche cosa anche che ho voluto, per esempio nella nostra azienda le OSP sono a disposizione solo dei responsabili, gli altri utenti non li possono utilizzare, perché guardate, questo è uno dei problemi più grandi che c'è, sì, perché una volta che poi i computer aziendali non hanno internet, perché bisogna darli solo a chi serve, e non una volta che uno ha controllato la posta elettronica con i sistemi, e lì è fondamentale, sapete i virus che oggi ci sono in giro, l'altro problema è l'USB. E l'USB è un problema, anche perché poi tra l'altro vi regalano un sacco di penne, anche io le regalo alle fiere, ma qua sopra ci potrebbe stare di tutto. Uno arriva a casa e dice, oh, adesso ci vediamo, sì, ci mettiamo, esatto, e lì i rischi sono i grossi. Firewall, protezione, prodotti networking in qualità, anche questo è un argomento. Io non sono riuscito a sapere, non mi sono nemmeno informato più di tanto, però avevo saputo che qualche prodotto di qualche società di networking all'interno aveva proprio dei sistemi di spionaggio. Quindi bisogna anche fare attenzione quando uno compra dei prodotti, dove li sta comprando. Probabilmente saranno del Far East, probabilmente. Però fare attenzione su queste cose, così come la protezione del wifi, sembra così banale, ma probabilmente potrebbe essere più utile, intanto se a livello aziendale, che sto parlando, la rete non farla nemmeno vedere. Già questo è una cosa banale, ma se non te la faccio vedere, anche il ragazzo che ci vuole provare si stanca subito, no? Perché non la vede nemmeno. Quindi alcuni concetti devono essere parte del comportamento, diciamo, dell'utente. Tra l'altro mi era venuto in mente che un po' di anni fa mi era agganciata alla wifi di qualcuno perché la mia non funzionava, addirittura vedevo le sue foto, quindi immaginate il discorso, diciamo, com'è complesso, non so, non mi arrestano per quello che ho detto. Però diciamo la questione oggi è che siccome c'era una facilità elevata a queste tecnologie, però dall'altro lato ci si dimentica, poi si innamora della tecnologia e si dimentica della sicurezza, e questo io dico che è un fatto molto molto importante, per evitare che poi, diciamo, delle buone prassi poi diventano, comunque delle opportunità diventano degli elementi, diciamo, che possono danneggiare l'azienda. L'ultima slide che mia nipote ha voluto che la mettiamo lì, esatto, e beh, questo diventa importante, diciamo, poi alla fine, se non abbiamo passione sulle cose, diventa difficile pure poi riuscire ad innovare. Grazie. Perfetto, allora prendiamo un attimo di break, alle 11.05 siamo qui, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, dobbiamo essere puntuali al rientro.
Grazie.